Cosa succede se... Giovanni 15, 18, 25. L'odio del mondo. Nei Paesi Bassi c'è un programma televisivo intitolato What If? Cosa succede se... Questo programma analizza come cambierebbe la nostra vita se accadesse qualcosa di diverso. Mi spiego meglio. Cosa succederebbe se tutti i ghiacciai si sciogliessero? Oppure, cosa accadrebbe se non esistessero gli aerei? E così via. Come cristiano, mi viene spesso chiesto perché c'è così tanto odio nel mondo. Tanta sofferenza, tanta violenza. Ripensando al programma televisivo che ho appena citato, proprio recentemente, mi sono chiesto cosa succederebbe se il mondo funzionasse secondo ciò che Dio aveva decretato nella creazione. Credo che il mondo sarebbe un luogo straordinario, esattamente come lo era all'inizio. Ma la cosa straordinaria è che non tutto è perduto, perché Gesù è venuto nel mondo. Proprio con lo scopo di ripristinare il modo in cui la vita è stata creata dal nostro Creatore. Amore, gioia, vita abbondante, assenza di morte e malattia. Gesù ha dato la sua vita affinché noi potessimo vivere la vita in abbondanza. Lui non ha lottato né si è ribellato alla sua esecuzione. Lui ha semplicemente permesso che accadesse. Nel video di oggi, proprio perché viviamo in un luogo che è governato secondo le leggi del mondo e non secondo le leggi di Dio, vediamo Gesù raccontare ciò che sarebbe successo, a breve, nella sua vita e nella vita dei suoi seguaci. Gesù lo ha condiviso allora e lo condivide ancora oggi con noi, affinché l'uomo sappia che ciò che accade sulla terra non rientra tra i piani di Dio. Gesù, prima della sua morte, ha fatto una promessa e ha dato la sua vita per ognuno di noi. Lo Spirito di Dio è qui sulla terra, con lo scopo di aiutare te e me nella nostra quotidianità. È qui per darci conforto e stimolarci nel concentrare le nostre attenzioni su Gesù. Il mondo, così come Dio lo ha concepito, sta per arrivare e sarà fantastico. Quando la gente mi chiede perché c'è tanta sofferenza nel mondo, io rispondo perché il mondo che Dio ha pensato non esiste ancora, ma di certo arriverà, perché Dio lo ha promesso. Grazie di esistere. Emmanuel Go.